Appunto a quest'ora vedete con quanto entusiasmo i sostenitori scaligeri hanno atteso il debutto della squadra gialloblu. Peraltro sugli spalti a Penza per battere il calcio d'inizio. Parte il campionato di calcio 1984-80. Stopper dovrà vedersela con Penza e Ferroni, che agisce da libero nelle file del Napoli. Boldini in avanti per l'intervento di Gennaro, quindi Maradona. Ecco il grande Diego, attesissimo, fischi applausi. Di Gennaro interviene bene, l'altra pronta a darsi aperta, ma non lo molla Volpati. Alla meglio Volpati, poi un rimperel, Chiar, palla però recuperata da Bagni. Maradona, esimo del primo tempo, ecco ancora Maradona contro Brigel, in grado di controllare colui che è stato definito il più grosso giocatore del mondo. Ieri poi negli spogliatoi abbiamo visto Galderisi anche al termine della partita, era ancora Bruscolotti. Maradona che cerca un per Napoletano Ferrario, Elkier va a disturbarlo, quindi palla per Maradona. Ecco quindi che serve quindi Elkier, Maradona però riesce a recuperare a fondo. De Vecchi controlla di piatto, ancora Marangon ostacolato ora dai fumogeni lanciati dal 26esimo del primo tempo. Ecco Brigel contro Maradona ancora sopra, invoca un mani a suo vantaggio, ma l'arbitro concede invece la punizione a Napoli. Ecco ancora Maradona e Brigel in lotta, Maradona questa volta alla meglio e Brigel è costretto ad un fallo, calcio di punizione inquadrato De Guito. Fino a questo momento annullato. Tempo della prima giornata del campionato di calcio 84-85, il nostro Verona in vantaggio sul acclamatissimo Napoli di Maradona per 2-0. Brigel al 25esimo. Previene però Penzo, che comprende le direttrici del gioco giallo-blu, ma il suo passaggio per Maradona viene raccolto da Bertoni, su di lui c'è già Ferroni, ancora Bertoni all'indietro per Maradona. Ecco l'appunto alla battuta, accanto a lui Maradona che riceve, Maradona cerca sempre di girare al largo da Brigel che lo sta tenendo stupendamente, ora lo tiene per dire il vero anche un po' per la maglia, ancora Maradona sulla faccia destra, palleggio volante, poi ci ripensa, mette giù la palla, non lo molla Brigel, ecco il cross di Maradona, un caratterino mica male, ecco Maradona che gli chiede palla, la riceve, quelle abbiamo sentito sugli spalti, ora c'è un inter dal fiume che cerca spazio, Maradona, ancora Maradona contro Brigel, se ne va Maradona. Di Gennaro, Elkier inquadrato nella parte alta del teleschermo, ancora un po' zoppicante Maradona nel frattempo, perché i nostri stanno discutendo col signor Mattei per la barriera. Maradona, attenzione, ci ripensa, ecco il suo tentativo, respinto Maradona, guarda un po' cosa mi hanno fatto i tuoi compagni. Ricordiamo che Brigel è stato adibito alla marcatura di Maradona, ecco ancora Brigel contro Maradona, tutta accanto a lui Maradona, ecco Maradona che riceve, Brigel lo sta controllando, Isi anticipo di De Vecchi, palla recuperata ancora da Maradona, il Napoli molto deciso in questa fase d'avvio del secondo tempo, ancora Maradona in azione, lo aspetta, vedete Brigel, ecco ancora il Napoli che cerca di manovrare Maradona, Maradona contro Brigel, palleggio ancora molto vistoso, ecco Celestini che dà Maradona, è un stupendo anticipo di Ferroni, Brigel, Maradona, Maradona, attenzione, se ne va, spunto di Maradona ora, cerca di contenerlo Marangon, Maradona, tricella, Napoli, Boldini, spintona, fan, ora Maradona contro Brigel, la falcata, ora c'è Bertoni, Maradona, attenzione, Maradona contro Brigel, alla meglio Maradona, Brigel si tuffa e coi punto Bertoni alla battuta e Maradona di tacco e poi di sinistro sfiora il gol. Avete visto amici sportivi, fuori ancora Bagni per il Napoli, quindi Maradona, Bagni cerca di incunearsi, Fanna ancora Maradona, ecco il suo appoggio quindi sulla fascia sinistra, ora Ferrario tocca per Bagni che appoggia Maradona, controlla la palla Maradona, cerca di inseguirlo Elkier, Maradona attenzione, preziosismo di Maradona che da terra si alza, evita ancora Elkier, un altro sprazzo di grande classe di questo grosso campione, De Vecchi. Palla ora per Maradona, Maradona ancora contro Brigel, un fallaccio su Galderisi, tutto regolare ancora dice l'arbitro, il Napoli ci riprova con Maradona, ancora Maradona contro Brigel, Maradona e Brigel vedete, ancora Maradona, azione prolungata, ma Brigel vedete quanto è bravo, no Maradona gli soffia la palla, Brigel invoca il fallo, ancora Maradona, il cross tridente in difesa quando c'è da incornare via, ora Maradona batte ed è ora, ecco Caffarelli che scatta sulla destra ma Bertoni preferisce toccare a Maradona, ancora una volta Maradona contro Brigel ma arriva Fanna, siamo al 30esimo 19 secondi, Verona 3 Napoli 1, ripetiamo l'entusiasmante punteggio a
ma mancano 13 minuti soltanto al termine della partita. Ecco Volpati che la fa da Maradona, ma il vero Maradona è quello che gli soffia la palla. Volpati lo abbraccia, Maradona non gradisce, calcio di punizione. Ecco il suo pallone per Bertoni e Brigel ammazza un paio di fotografi andando a scaraventare oltre la linea dell'out. Rimessa laterale quindi per partita, mancano esattamente 7 minuti al termine della gara. Ecco Maradona nel settore centrale, cerca un lancio profondo, intervento quadrati anche al chiarore sul teleschermo. Ecco Maraduzione, evidentemente voluto da Bagnoli semplicemente per perdere ancora qualche secondo prezioso, è uscito per fargli posto Bruni, uno deve andarsene, Fanna lo controlla, Celestini dopo l'uscita di Boldini è andato su Fra che ben conoscevamo. Ancora una volta i due acquisti Brigel ed Elkier si dimostrano estremamente azzeccati e vengono ad aggiungersi agli altri 9 undicesimi della squadra che già lo scorso anno fu protagonista. Vediamo che ora Ferroni cerca di portarsi a casa un ricordo di Maradona soffiandogli la scarpa, brontola Maradona e si rimette la scarpetta preziosa come Cenerentola, ma la favola per il Napoli non finirà stavolta, lo sappiamo, nel modo migliore. Ed ecco Maradona che cerca un lancio profondo, ma c'è ancora Brigel che si permette un colpo di tacco sulla palla, ma poi sbaglia Turchetta e Maradona se ne va, superato anche Marangona. Attenzione, ecco Maradona che poi forse un po' sta Brigel, ricordiamo, l'avete visto tutti, è stato il grande protagonista di questa partita, ma nessuno dei gialloblu. Ed ecco in questo momento, amici sportivi veronesi, che è finito.